una denuncia da Caserta. Villa di Briano è un comune del Casertano, siamo nel pieno della terra dei fuochi, anche se nessuno conosce il nome di questo paese e i suoi disagi, che pure sono tanti. Certo, infatti il problema è proprio questo, che Villa di Briano è un paese quasi sconosciuto e rispetto a comuni come Casal di Principe, che in realtà sono a due passi, però viviamo il fatto che in quanto sconosciuti non abbiamo avuto poi quel riscontro che ha avuto un comune come Casal di Principe, quindi un qualcosa di positivo che potesse portare a risolvere dei problemi. Noi abbiamo dei problemi molto gravi, insomma, come i rifiuti e come una serie di disservizi. E quindi per avere ascolto avete inventato una nuova forma di protesta, le cartoline. Abbiamo inventato questa forma di protesta molto pacifica, molto simpatica, per comunicare un po' con le istituzioni, perché il problema sostanziale è la mancanza di ascolto dalle istituzioni e l'inciviltà di alcune persone che degradano il nostro territorio. Rifiuti dovunque. Rifiuti dovunque, non solo rifiuti, ma scempi architettonici, mancanza di illuminazione, scuola pubblica nei container, strade dissestate, questo è Villa di Briano. Oltre alle cartoline avete organizzato anche un flash mob? Sì, come dicevo prima, noi, il nostro modo di manifestare è molto semplice, molto genuino, abbiamo organizzato questo flash mob per sensibilizzare appunto l'amministrazione. Speriamo che grazie a voi anche ci siano dei risultati positivi. La cosa che poi più ci sconcerta è che nel nostro territorio esiste un sito che comunque è stato elencato dal famoso pentito Schiavone, hanno fatto una serie di scavi per mesi e mesi e mesi e noi non sappiamo se hanno trovato qualcosa, se esiste qualcosa, e quindi siamo nell'ignoranza più totale. Questo è un pezzo d'Italia, l'unico paese al mondo in cui i rifiuti non sono un business, una risorsa, ma una condanna a morte. La regione, se c'è, batta un colpo.